Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Le prigioni, oltre a essere luoghi di punizione e riabilitazione, possono talvolta essere anche luoghi in cui accadono molte cose interessanti. In questo video parleremo delle cose più insolite accadute in prigione. Se siete nuovi a questo canale, assicuratevi di iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche. E prima di iniziare, mettete anche un like al video. Numero 7. Economia del mercato nero. Nel mondo delle prigioni federali prospera un'economia unica, simile a una città con dinamiche di mercato proprie. Tuttavia, in questo mondo confinato, fare la spesa regolare per beni essenziali non è un'opzione. Questo vuoto dà origine a un mondo clandestino, il mercato nero delle prigioni, dove beni proibiti come le cipolle vengono scambiati. Simile al sistema di baratto di un tempo, i detenuti scambiavano beni e servizi in base ai loro ruoli all'interno del sistema carcerario. Un detenuto dei servizi di lavanderia potrebbe scambiare calzini rubati con una cipolla proveniente dai servizi alimentari. Questa economia sotterranea si estende anche allo scambio di valuta carceraria o servizi come la scrittura e il tatuaggio. In prigione il denaro è rigorosamente proibito, aprendo la strada a valute uniche come francobolli o pacchetti di sgombri in lamina, ognuno valutato a un dollaro. I francobolli occupano un posto significativo in questa economia improvvisata. Sono disponibili in due tipi: francobolli composti, valutati a 0,25 dollari, e francobolli per la posta, essenzialmente francobolli di prima classe, valutati a un dollaro. Gli articoli disponibili in questo mercato variano, spaziando dai generi alimentari essenziali, come le cipolle, a sostanze più illecite. Numero 6. Frequentare il college durante l'incarcerazione. Durante l'era Clinton, una legge severa contro il crimine ha tagliato i finanziamenti per i programmi universitari nelle prigioni. Tuttavia, questi programmi si sono dimostrati efficaci e, con prigioni sovraffollate, stanno guadagnando nuovamente sostegno. Il governatore Andrew Cuomo di New York ha recentemente espresso la sua intenzione di ripristinare le lezioni universitarie per i detenuti dello Stato, mettendo in evidenza una perdita di scopo nel sistema di giustizia penale. Ha sottolineato che le prigioni dovrebbero essere centri di riabilitazione e crescita, non semplici magazzini per contenere individui senza speranza di miglioramento. In passato, programmi del genere erano comuni fino a quando il Violent Crime Control and Law Enforcement Act del 1994 ha eliminato i Pell Grant per i detenuti. Ciò ha portato a una significativa riduzione di questi programmi, nonostante la loro efficacia. Ora è in corso una rivalutazione dei programmi universitari nelle prigioni, poiché i legislatori riconoscono i benefici dell'istruzione dei detenuti, specialmente considerando che quasi 500.000 di prigionieri rientra nella società ogni anno. Questo cambiamento è alimentato dal desiderio di garantire che le persone lascino la prigione preparate per un impiego significativo e la reintegrazione nella società, contribuendo in modo positivo come cittadini rispettosi della legge. Le tensioni finanziarie sul sistema penale giocano anche un ruolo nella rinascita di questi programmi, considerando che gli Stati Uniti hanno un tasso di incarcerazione eccezionalmente alto. Iniziative come il Second Chance Pell Pilot Program e le partnership pubblico-private in California stanno emergendo per sostenere l'istruzione superiore per gli individui detenuti. Numero 5. Relazioni segrete. Negli ultimi anni, l'HMP Berwyn a Wrexham, nel nord del Galles, una prigione di alto profilo costata circa 380 milioni di dollari, ha visto una serie di incidenti che coinvolgevano le guardie carcerarie donne. Jennifer Gavan, Aishi Gunn ed Emily Watson, un tempo incaricate di mantenere l'ordine e le regole, si sono ritrovate dalla parte sbagliata della legge a causa di relazioni inappropriate con i detenuti. Queste relazioni hanno portato all'incarcerazione delle persone coinvolte, segnando un capitolo cupo nelle loro vite. Tuttavia, la vita continua, anche dopo tali difficoltà. Jennifer, a 27 anni, è diventata di recente madre di un bambino di 6 mesi, trovando supporto e resilienza nel suo compagno.
parte, Aisha, anch'essa 27enne, ha fatto un passo nella carriera dell'industria della moda, abbracciando un nuovo inizio. Nel frattempo, Emily, ora 26enne, che ha avuto una relazione con un detenuto, ha abbracciato la maternità con il suo nuovo compagno, concentrandosi su un futuro più luminoso. Gli episodi all'H&P Berwyn mettono in luce l'importanza della formazione continua e della vigilanza all'interno del sistema penitenziario. La prigione, nota per le sue strutture relativamente confortevoli, offre ai detenuti una serie di servizi e opportunità educative, sottolineando l'importanza delle misure di sicurezza e prevenzione. Numero 4. Senso di vita normale. Nel 2016 la California City Correctional Facility, nel deserto del Mojave, ha avviato un programma unico. Hanno abbinato detenuti, molti con condanne per reati violenti, a cani salvati. Supervisionati dai volontari di Marley's Mutts, un gruppo di soccorso per cani della California, detenuti e cani hanno lavorato insieme per 2 o 3 mesi. L'obiettivo? Addestrare i cani in modo che potessero essere alla fine adottati in case amorevoli. Questo programma pilota, chiamato Positive Change, ha visto un enorme successo ed è stato esteso alle altre prigioni in California. Il fotografo Shane Ashharnia, noto per i suoi ritratti illuminanti delle celebrità, si è impegnato documentando le sessioni di addestramento nel 2017. Ha osservato l'importante impatto che il programma aveva avuto sui detenuti. I cani, spesso provenienti da situazioni difficili, riflettevano le iniziali difficoltà dei detenuti stessi. Ma attraverso la pazienza, l'amore e l'addestramento, sia i cani che gli uomini hanno vissuto trasformazioni positive. Il programma ha incoraggiato l'espressione emotiva, qualcosa che di solito non è incoraggiato in prigione. Dopo l'addestramento, gli detenuti hanno affrontato un momento straziante: dire addio ai cani con cui si erano legati nel corso di 10-12 settimane. Nonostante le sfide, questa iniziativa ha offerto più di una crescita emotiva. Molti ex partecipanti hanno trovato carriere come addestratori di cani professionisti. Numero 3. Le arti sotterranee del carcere. Nell'ultima settimana dei suoi 7 anni di reclusione, Dan Grote, un educatore carcerario, ha mantenuto una promessa ai suoi studenti. Si è impegnato a farsi tatuare sulle braccia un tatuaggio a loro scelta, se avessero superato gli esami di equivalenza di scuola superiore. Quasi tutti i suoi studenti sono riusciti nell'impresa e, fedele alla sua parola, Dan ha fatto decorare le sue braccia con una miscela di arte dei tatuaggi rappresentanti torri di prigioni e poesie di William Blake. Alcuni studenti lo hanno tatuato di mano propria, utilizzando macchine per tatuaggi improvvisate realizzate con lettori CD, custodie di penne e corde di chitarra, dimostrando la loro gratitudine. I tatuaggi in prigione hanno un significato profondo per i detenuti, che va dai simboli notori come la lacrima riempita che rappresenta un omicida a disegni sinceri come i nomi delle fidanzate o le fedi nuziali. Questi tatuaggi sono una forma di espressione di sé e di identità all'interno dei confini dell'ambiente carcerario. Il processo per ottenere i tatuaggi in prigione, tuttavia, è intricato e creativo. I detenuti trovano molti metodi innovativi utilizzando strumenti improvvisati come cucchiai rotti ed etichette di deodoranti per le macchine per tatuaggi e cenere bruciata per l'inchiostro. Nonostante i rischi e le conseguenze disciplinari associati ai tatuaggi in prigione, le persone che possiedono l'abilità di creare macchine per tatuaggi sono molto rispettate dagli altri detenuti. Possono vendere queste macchine per una somma significativa, consentendo loro di migliorare la loro qualità di vita all'interno dell'economia limitata della prigione. Ex detenuti spesso raccontano l'ingegnosità e l'attenzione dedicate alla realizzazione di questi tatuaggi. Numero 2. Matrimoni di massa. Mantenere le relazioni in prigione è difficile. Mette a dura prova i legami con partner, familiari e amanti. Le restrizioni significano meno tempo insieme, danneggiando i legami. La solitudine dentro non ferma il mondo esterno. Gli amanti potrebbero andare avanti, rendendo più difficile mantenere una connessione. Il matrimonio in prigione non è comune, ma è consentito. Nel 1987 il caso Turner v. Sapley ha confermato il diritto dei detenuti di sposarsi. Finché rispetta determinate condizioni e non minaccia la sicurezza, i prigionieri possono sposarsi. Il direttore del carcere approva la richiesta, assicurandosi che sia in linea con le politiche.
Per richiedere il matrimonio, un detenuto segue un processo che coinvolge revisione e valutazione. Vengono verificati l'abilità legale e mentale, il consenso del coniuge e le implicazioni sulla sicurezza. Se approvato, le spese della cerimonia sono coperte dal detenuto, dalla famiglia o dal coniuge. Una prigione ad alta sicurezza a Cali, in Colombia, chiamata Carcel Villa Hermosa, ha stabilito un precedente poiché ha consentito matrimoni per 17 detenuti. Queste persone hanno potuto sposare le loro fidanzate di lunga data in una cerimonia di massa tenuta all'interno delle mura della prigione. Le coppie, con le spose vestite di bianco, sono passate attraverso i cancelli di sicurezza e in una sala spaziosa, segnando un evento significativo nelle loro vite nonostante le circostanze difficili. Numero 1. Imparare a essere il capo di se stessi. Il sistema di giustizia penale crea un grande problema. I condannati faticano a trovare lavoro dopo aver scontato la loro pena. Quando si candidano per un lavoro, i loro precedenti penali li mettono spesso in svantaggio rispetto ai candidati con un record pulito. Inoltre, le prigioni non offrono risorse sufficienti per prepararli alla reintegrazione nella società. Questo scatena un ciclo di entrate e uscite di prigione. Sorprendentemente, il 76% dei detenuti rilasciati finisce di nuovo in prigione entro 5 anni. Una soluzione che sta guadagnando consenso prevede l'insegnamento ai detenuti delle competenze imprenditoriali e delle conoscenze aziendali, in modo che possano diventare i propri capi. Programmi come Starter U e Inmates to Entrepreneurs forniscono loro preziose risorse online durante il loro tempo in prigione. I critici che preferiscono la punizione alla riabilitazione sostengono che questi programmi non valgano i soldi dei contribuenti. Tuttavia, considerando i massicci fondi già allocati al sistema di giustizia penale e la vasta popolazione carceraria, affrontare il ciclo di reinserimento è cruciale. Investire in iniziative come Solution U e Inmates to Entrepreneurs potrebbe essere un passo economicamente efficace verso l'avvio di una discussione più ampia sulla riforma del sistema di giustizia penale del Paese. Quali situazioni insolite in prigione avete trovato più intriganti? Fatecelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuto il video, mettete un pollice in su. Se ne volete vedere altri, cliccate su uno qualsiasi dello schermo o guardate il canale. Grazie per aver guardato e alla prossima!